Buongiorno e ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV. Prosegue le Fonti Assicurazioni e Risparmio TV Week. In questo blocco parleremo di salute digitale, ormai una rivoluzione già annunciata da un bel po' di tempo, anche un po' a causa della pandemia, della situazione sanitaria che stiamo vivendo in questo momento. Prima di presentarvi il nostro panel per i prossimi 50 minuti, vorrei dare il benvenuto al moderatore di questo evento, Paolo Meciani, coordinatore InsurTech di Asso Fintech. Buongiorno Paolo e ben ritrovato. Buongiorno Alexandra, grazie dell'invito, grazie anche alle Fonti TV. Allora, proseguiamo ovviamente con i panelist. Partiamo da Stefano Moro, Executive Managing Director, General Expert. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Grazie, grazie per l'ospitalità. Abbiamo anche in collegamento Simone Agazzi, Sales Director, Healthcare Italy, Comark. Buon pomeriggio e ben ritrovato anche a te. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. E Paolo Fiorentino, Sales Manager, Decado. Buon pomeriggio, Paolo. Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Intanto segnalo che ecco, il primo argomento introdotto appunto da Paolo sarà prevenzione e cronicità. A te la parola. Grazie Alexandra. Sì, sicuramente uno dei temi per noi più importanti anche oggi in questo periodo molto particolare è l'aspetto della cronicità. Noi siamo un paese che ha la fortuna di avere un'aspettativa di vita molto lunga, siamo i più longevi quasi in Europa, e questo comporta però un elevato numero di pazienti cronici. Abbiamo quasi 24 milioni di persone, che sono circa il 40% dei cittadini con una patologia cronica e il 12% con almeno due patologie croniche, e questo assorbe tantissimi soldi. La spesa, diciamo, del sistema sanitario nazionale è circa dell'80% sulle patologie croniche. Allora, noi sappiamo anche allo stesso tempo che lo stile di vita, il nostro modo di vivere, la nostra attività, il nostro stile alimentare impattano molto su questo. Quindi una prima, diciamo, domanda per il nostro panel di assoluto rilievo è, diciamo, quale ruolo può giocare la prevenzione, diciamo, e poi quali possono essere i modelli, quindi le innovazioni che anche la tecnologia ci mette a disposizione per usare la prevenzione come arma contro, diciamo, questa invasione della cronicità. Inizierei il giro con il contributo di Simone Agazzi di Comark. Bene, grazie Paolo. Allora, anzitutto vorrei dire due parole su chi è Comark. Comark è una multinazionale IT di Cracovia, quindi nata in Polonia. Lavoriamo da diversi anni nell'ambito della sanità e della salute, a tal punto che il nostro amministratore delegato circa 10 anni fa decise di acquistare una clinica diagnostica dove poter creare, proprio come diceva appunto Paolo, dei nuovi modelli che sono in realtà la vera innovazione, per prendere in carico una nuova salute che parta dal quotidiano e si sposta dal solito binomio cura-prestazione. Questa attività quindi si sposa perfettamente con la tematica dei cronici. Come ha già detto lui, i numeri sono importantissimi, le risorse che assorbono i cronici sono molto importanti. La cosa molto positiva è che le malattie croniche, se non quelle più gravi, sono anche quelle che rispondono meglio dal punto di vista della salute digitale e della digital health. In che modo? Fondamentalmente esistono diversi livelli di attività che si possono fare, si possono portare avanti. Il primo è l'educazione, quindi avere dei pazienti, in questo caso, ma tante volte non mi sento neanche di chiamarli pazienti. Quindi avere dei cittadini, perché parliamo di tante persone, che sono educate sul proprio stato di salute, sanno cosa possono fare e cosa non possono fare, e quindi hanno un empowerment relativo al loro stato di salute, permette a loro di vivere meglio prima di tutto e di essere preparati per tutto ciò che li aspetta. In seconda battuta esiste quello che menzionava Paolo prima, ossia la prevenzione. La prevenzione può essere fatta in diversi modi. La salute digitale sicuramente aiuta attraverso soluzioni di prevenzione che possono essere ad esempio la telemedicina o la teleassistenza, oppure anche la televisita. Quindi soluzioni tecnologiche che ad oggi, a mio avviso, sono solo una parte dell'innovazione del servizio, che attraverso queste tecnologie il paziente a casa o il cittadino a casa ha la capacità quotidianamente di misurarsi la glicemia, ma non solo,
di farlo sapere, ad esempio, a una centrale remota che è in grado di prendere delle decisioni sulla base dei dati raccolti. Inoltre, con l'ottica della teleassistenza proprio, c'è la possibilità per questi centri di dare dei consigli sullo stile di vita e su come comportarsi a queste persone che sono anche remotizzate o, meglio ancora, in mobilità. Simone, ti volevo chiedere, visto che voi siete una realtà con esperienza importante a livello internazionale, come vedete, diciamo, il nostro mercato, quindi quello italiano, sia pubblico che privato, rispetto ad altri teatri internazionali? Diciamo, tipicamente siamo spesso indietro in alcuni ambiti industriali. Come lo siamo da questo punto di vista, telemedicina ed altre soluzioni? Allora, la telemedicina, diciamo un po', tutto ciò che ha il tele come, come parte principale della parola, ovunque tu vai oggi in Europa o anche a livello globale, se ne parla tanto, ma la realtà è che l'implementazione reale solo veramente in pochi la stanno facendo e la stanno portando avanti. Tuttavia, purtroppo con l'avvento del Covid qualche mese fa, ormai un po' di mesi fa, c'è stata un'accelerazione incredibile dal punto di vista della trasformazione digitale. Vuoi per un motivo portato avanti dal fatto che non c'era alternativa, e per altri motivi anche perché l'aiuto che si può fare tramite televisita, teleconsulto o telemedicina, sicuramente col Covid se ne può trarre un grande beneficio. Quello che si sta facendo in Italia oggi, già semplicemente se parliamo alla dematerializzazione della ricetta che si è stata fatta nell'ultimo periodo, era da anni che se ne parlava, è un esempio di come il processo sta evolvendo nell'ottica del digitale. Comark, avendo esperienza anche a livello globale, io posso dire, per vedendo anche gli altri stati, che ci sono degli stati che sono sicuramente più avanzati dal punto di vista della gestione delle applicazioni medicali. Mi viene in mente ad esempio il Belgio, dove hanno sviluppato una piramidale. Fondamentalmente ci sono tre livelli, dove nell'ultimo livello ci sono le applicazioni certificate medicali e approvate dal Servizio Sanitario Nazionale. Al secondo livello, quelle che sono consigliate dal Servizio Sanitario Nazionale e hanno ulteriori livelli di sicurezza, e il terzo livello sono quelle rimborsate. Da qui quindi si va verso la direzione che tutti ci stiamo attendendo, ossia quella della rimborsabilità della telemedicina. Certo. Perché se ne parla? Grazie, ti ringrazio Simone per il contributo, e passo la parola adesso a Paolo Fiorentino di DH2. Gli vorrei chiedere una personale, sempre sul tema della cronicità e prevenzione, una personale anche curiosità riguardo al nome della loro azienda, così, così particolare. Sì, Paolo, grazie. Ovviamente vorrei cogliere anch'io l'occasione per presentare un attimo DH2, dire al pubblico cos'è DH2 e cosa fa DH2. DH2 è una Growth Stage Technology Platform Company con base a Zurigo, che ha sviluppato una piattaforma di digital health engagement che utilizziamo con un approccio B2B2C con clienti, assicurazioni e grandi corporate per fini di corporate well-being, per fare appunto educazione, prevenzione, per fare engagement sulla salute e sulla cura dello stile di vita e per quindi migliorare mortalità e morbilità. Diciamo, i numeri che hai citato tu prima ovviamente sono numeri impattanti e che tutti noi conosciamo. Il nostro CEO, diciamo, spesso ci ricorda appunto l'impatto che può avere la prevenzione per quanto riguarda quei problemi che tu citavi. Parlavi appunto di malattie croniche che poi ovviamente possono avere un impatto sulla salute, ovviamente anche un impatto dal punto di vista degli oneri sociali, no? Che i sistemi healthcare di ogni paese devono in un certo qual senso supportare. Te ne cito due: possono essere diabete ed obesità, che ovviamente sono due tipi di malattie che in un certo qual senso, con una prevenzione e con una cura dello stile di vita, ovviamente si possono facilmente tenere sotto controllo perlomeno. Il nostro modello è basato su un indice di salute, il cosiddetto health score, che ci permette appunto di avere un approccio olistico nei confronti
della salute è basato sul concetto dell'uomo vitruviano di Leonardo, ovvero la mia salute e il mio stile di vita è tanto dato da valori biometrici che riguardano appunto valori che possono essere colesterolo, glicemia, eccetera, mental well-being, quindi parte di mente, quindi benessere emotivo, emozionale, ed ovviamente poi c'è il nostro stile di vita. Il nostro stile di vita, nel breve termine, ovviamente la leva più importante nella quale appunto dobbiamo lavorare, perché a sua volta nello stile di vita abbiamo attività fisica, nutrizione, sonno e stress. Quindi nel breve termine, appunto, per fare nutrizione ci dobbiamo concentrare nell'ingaggiare gli utenti a migliorare il proprio stile di vita, perché migliorando il proprio stile di vita poi possiamo migliorare gli altri indicatori che appunto fanno parte dell'health score, e in questo modo possiamo migliorare la salute e migliorare mortalità e morbilità nel lungo termine. E per quanto mi chiedevi il nome di Dacadou è un nome onomatopeico, chiedo scusa, che il nostro CEO, nel momento appunto in cui ho fondato Dacadou nel 2010, appunto per dare l'idea della digitale, voleva, diciamo, in un certo qual senso richiamare il suono della tastiera, ok, Dacadacadacadaca, e quindi da questo modo appunto è nato poi il nome Dacadou. Non ci dimenticheremo più della vostra realtà a questo punto, molto curioso. Ti volevo chiedere una cosa, sempre Paolo, visto che voi avete un approccio, diciamo, olistico alla salute, molto complessivo, e infatti quindi accennavi che per voi è molto importante il coinvolgimento degli utenti o pazienti, come li vogliamo chiamare, ma in concreto, diciamo, in cosa consiste, diciamo, quali sono le funzionalità, le attività, le tipologie di iniziative che aiutano a tenere ingaggiati gli utenti? Ok, sì, per approfondire un attimo il concetto dell'health score, ovviamente l'health score è un indice di salute con un forte, ovviamente, fondamento scientifico e statistico. Dacadou è nata nel 2010, dal 2010 al 2015 è stata fase di studio e fase di appunto elaborazione scientifica del modello, poi dal 2015 in poi siamo entrati sul mercato. È un numero, dicevo, statisticamente e scientificamente basato su un dataset scientifico che somma fino a 300 milioni di persone, di anni e di studi clinici, ok? E all'inizio, per iniziare ad avere il primo health score degli utenti che accedono sulla piattaforma, solamente abbiamo bisogno di 4 dati, che sono età, sesso, peso ed altezza, tutti i missing data che ancora non abbiamo, li possiamo statisticamente imputare rispetto al dataset scientifico che abbiamo, con il quale lavoriamo. Quindi nel concreto, appunto, per cercare di ingaggiare con i clienti, di per sé l'health score è già un qualcosa che inizia ad ingaggiare l'utente, chiedo scusa, perché io ho una rappresentazione in tempo reale, in maniera olistica, rispetto alla mia salute, e vedo in relazione alla mia attività, al mio stile di vita, a quello che mangio, a quanto dormo, se sono stressato o meno, come cambia appunto la mia salute. E poi intorno al concetto dell'health score ovviamente abbiamo costruito all'interno della piattaforma diversi moduli di engagement per cercare di stimolare, incentivare, motivare gli utenti ad essere attivi e partecipi appunto a creare engagement. E questi moduli, abbiamo un coach, un sistema basato su intelligenza artificiale che in base al tracking stimola gli utenti e suggerisce attività. Abbiamo la parte di gamification, nella parte di gamification abbiamo appunto challenges e goals, quindi obiettivi e sfide che riguardano appunto il nostro stile di vita, che riguardano appunto valori biometrici, che possono anche riguardare un obiettivo di mindfulness, se voglio ad esempio migliorare il mio benessere emotivo. Abbiamo poi un sistema di social networking, dove appunto possiamo condividere le nostre attività, possiamo creare gruppi, possiamo lanciare noi stessi sfide, e poi c'è ovviamente un driver di engagement fondamentale, un sistema di fidelizzazione e ricompensa. Ovviamente quanto più siamo attivi, più punti otteniamo sulla piattaforma, e poi questi punti li possiamo spendere in un online shop che è connesso alla piattaforma. Perfetto, chiarissimo. Quindi un approccio complessivo con uno stimolo ulteriore legato da un indicatore univoco, diciamo, che riassume un po' tutti gli elementi che garantiscono il benessere. Sì. Adesso, per chiudere questo primo round del nostro panel, volevo coinvolgere Stefano Moro di General Expert. Anche lui
sul fronte della prevenzione, appunto, diciamo, quali sono, a suo avviso, le armi più efficaci per riuscire a lavorare su questo fronte delle cronicità. Se vuoi, Stefano, anche eventualmente facendo cenno, diciamo, alla situazione contingente, alla specificità di questo momento, diciamo. Sì, Paolo. Allora, io rappresento una società a livello nazionale, siamo un'ex startup nata nel 2015 in collaborazione col Politecnico di Milano e poi che ha cominciato a camminare con le proprie gambe e avventurandosi in questo progetto di estendere l'innovazione e la digitalizzazione nel mondo delle banche e delle assicurazioni. Perché diciamo che lo conosco abbastanza bene, sono stato molti anni all'interno delle compagnie di assicurazioni e di conseguenza conosco punti di forza e punti di debolezza, come naturalmente esistono in tutte le realtà, in tutti gli ambienti e in tutti i vari settori di market. Comunque, fino all'anno scorso non ci eravamo molto dedicati al settore salute, era un qualche cosa che avevamo tenuto nel cassetto, riproponendoci poi di svilupparlo e di sviluppare delle soluzioni in altri tempi. Ma devo dire che il Covid ci ha spinto ad accelerare, a muoverci più velocemente di quanto avessimo schedulato su questa strada e abbiamo partecipato con nostra soluzione al bando che era stato proposto dal Ministero dello Sviluppo e della Digitalizzazione dell'Innovazione e avevamo proposto la nostra soluzione che era praticamente una forma di telemedicina che avrebbe potuto permettere di monitorare le situazioni di criticità derivanti dal Covid o anche i primi sintomi direttamente dalle strutture mediche che in quel momento erano intasate, quindi che fossero ospedali, che fossero pronti soccorsi, che fossero medici di base. Devo dire che sono ancora in attesa dell'esito della candidatura a questo bando e sono passati soltanto pochi mesi, quei 7-8 mesi, e quindi direi che posso ancora aspettare fino al 2021. Magari arriverà qualche buona novella, ma questo non ha impedito chiaramente di pensare ad uno sviluppo di questa soluzione, quindi rendere questa soluzione che era originariamente una soluzione one-to-one, una soluzione invece con multiplayer e quindi dare vita ad una soluzione che potesse permettere anche una forma di consulto in tempo reale tra più specialisti, quindi dal medico di base agli specialisti dei vari settori che potevano essere coinvolti per una corretta analisi e chiarimenti sulla situazione clinica del paziente, che avrebbe anche lui a sua volta potuto partecipare a questa forma di convivio medico. Cosa che tra l'altro, devo dire, si sta sviluppando anche in altre realtà. Devo dire, se soltanto partiamo dall'introduzione di Paolo, che quindi in Italia abbiamo, a causa della età elevata e della lunga attesa di vita di noi italiani, l'80% delle risorse sanitarie è dedicato alle situazioni di cronicità. Siamo messi peggio che per esempio negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il dato invece è di circa il 75%, quindi devo dire che non so se questo può essere considerato un bene o male, ma è sicuramente un punto che deve essere affrontato. Affrontato adesso, soprattutto tenendo presente che stiamo affrontando tutte queste problematiche, non voglio essere in questo caso passare per una persona blasfema, ma quello che una volta era l'acronimo AC e DC. Adesso potremmo interpretarlo come ante-Covid e dopo-Covid, perché devo dire che questa costituisce una linea di separazione netta tra ciò che c'era prima e che poteva andare anche bene per come eravamo e qual era l'approccio degli utenti e dei pazienti rispetto a quelli che potevano essere i servizi offerti dal mercato assicurativo e sociale, quindi statale, e quello che invece viene richiesto adesso, che è completamente diverso. Quello effettivamente che adesso viene richiesto è un qualche cosa che venga incontro a situazioni che prima non erano neanche state ipotizzate e neanche immaginate. Quindi bisogna sicuramente, a fronte di questa nuova richiesta, trovare delle soluzioni e dei progetti che possono venire incontro a queste richieste soddisfandole nel migliore dei modi. Stefano, ti volevo chiedere, interessante questa, diciamo, spaccatura pre-post-Covid. Adesso facevi cenno a una richiesta che, diciamo, è nuova. Ecco, ti volevo chiedere da quali attori arriva questa richiesta e come si declina, perché noi abbiamo, diciamo, l'utente paziente che può avere delle esigenze di un certo tipo. Possiamo avere una struttura pubblica della pubblica amministrazione che deve erogare dei servizi, piuttosto che attori del settore privato, compagnie o strutture ospedaliere, che anch'esse possono espletare dei servizi nuovi, diciamo.
Qual è la tua sensibilità su questo mercato? Cioè, chi è che sta manifestando in che maniera esigenze di tipo differente? Ma devo dire che adesso si rende, la richiesta diventa veramente pressante dal punto di vista delle persone che hanno delle necessità di entrare in contatto sia con le strutture pubbliche, sia con strutture, diciamo, da questo punto di vista, sia delle assicurazioni, che possono dare risposta alle loro esigenze. Basti pensare adesso alla situazione generata dalla seconda ondata del Covid, che quindi fa sì che ci siano delle code per capire effettivamente qual è la mia situazione, che cosa devo fare, che cosa posso fare, continue richieste ai centralini, richieste ai medici di base che non sono in grado di dare delle risposte di alcun tipo, non si riesce soprattutto ad avere un'interlocuzione con chi in teoria e in pratica dovrebbe darci queste risposte. Quindi è questa la nuova esigenza, bisogna essere molto più rapidi e molto più efficaci nel poter dare risposte mediche, nel senso. Basti pensare che in alcuni paesi esteri, diciamo che l'Italia, quando si parla, mi ricollego a quello che ha detto prima Simone, l'innovazione, la tecnologia, la telemedicina, sono tutte parole che in Italia hanno sempre avuto un bel significato dal punto di vista estetico, ma non è una critica, è una considerazione personale. Dal punto di vista estetico, poi il raggiungimento di un qualche cosa di concreto era chiaramente di là da venire, ovverosia ci si preoccupava di ciò che esisteva e almeno nel nostro mercato le soluzioni esistenti erano piuttosto datate, perché se alcune volte si pensa e si fa caso a quelle che sono le soluzioni presenti, se esistono diciamo, dal 2017, vuole dire che sono state originate nel 2015 o 2016, quindi sono già soluzioni che hanno tra i 4 e i 5 anni. Quindi, da un punto di vista della tecnologia, se non sono vecchie, se non sono obsolete, sono un pochettino vecchie e dovrebbero essere aggiornate. Negli Stati Uniti, per esempio, si cerca di evitare che le persone si rechino presso gli ospedali, le strutture pubbliche, perché in caso di contagio potrebbero chiaramente essere oggetto di contagio oppure portare questo contagio. Da qui la necessità di poter avere un consulto in tempo reale con un medico o medici che siano già dedicati a questo tipo di attività per poter dare delle risposte immediate a quelle che sono le esigenze. Proseguiamo e diciamo, volevo iniziare a fare con voi una riflessione su quella che è la struttura del mondo della sanità, della salute. Noi sappiamo che stiamo parlando di un mondo molto frammentato, abbiamo tantissimi attori diversi, tanti stakeholder, da ospedali, strutture sanitarie pubbliche, locali, centrali, attori privati come le assicurazioni. E anche i sistemi sono una complessità enorme, no? Se le informazioni che ci riguardano sono sparpagliate. Se penso alle informazioni sulla mia salute, sono divise dappertutto, dal fascicolo elettronico della Regione Lombardia a pezzi di carta o archivi di varie strutture sanitarie. E in questa grande complessità la vita del paziente è faticosa. Io devo prenotare un'analisi, qualcosa di diagnostico, un qualunque percorso è sempre molto farraginoso. E rispetto ad altri comparti industriali siamo molto indietro, sicuramente come esperienza del cliente. Vi volevo chiedere, diciamo, nell'ottica di poter migliorare l'esperienza di noi utenti, cosa si può fare in concreto, anche poi nell'ottica, visto che abbiamo problemi di budget a livello di paese nel complesso, cosa si può fare per contenere i costi. Allo stesso tempo, le soluzioni che pensate di poter mettere in campo, volevo chiedervi come possiamo cercare di fare in modo che queste siano adottate, perché quando parliamo di innovazione tecnologica proponiamo soluzioni digitali, ma la sfida poi è fare in modo che l'utente effettivamente le utilizzi. Quindi volevo iniziare ancora nuovamente la nostra tour con il contributo di Simone Agazzi di Comarc. Grazie Paolo. Allora, sì, diciamo che sono diverse tematiche che si possono toccare. Partiamo a priori dalla parte relativa al cittadino. Per il cittadino oggi è fondamentale poter avere delle soluzioni, quelle cosiddette multi-channel, quindi che hanno la possibilità di essere, io posso accedere alla mia soluzione da web, dall'applicazione, dove ho la capacità di inserire il mio stato di salute. Di inserire i sintomi, di poter inserire eventuali documentazioni e di poter accedere al fascicolo sanitario elettronico, che oggi è sotto certi punti di vista anche di difficile accesso, perché comunque sia necessario avere o lo SPID o altre tipologie di token per l'accesso.
Cosa significa quindi per il paziente o per il cittadino popolare questa cartella? Significa mettere uno storico della sua vita ed è fondamentale, perché oggi il fatto di avere una pressione alta può avere significato o può non avere significato, ma tra 2 mesi, tra 6 mesi, tra un anno, il fatto che in back-end, quindi gli operatori sanitari che sono ad oggi nel nostro sistema sanitario, anche comunque stia in un'ottica assicurativa, sono, diciamo, gli operatori che si prendono cura della nostra vita e si prendono cura della nostra salute, hanno uno storico, possono quindi rilevare dei dati e poterli analizzare. È ovvio che non è possibile che questi operatori possano leggere questi dati partendo da tutto lo storico di ogni singola persona. È impossibile. In che modo possono farlo? Attraverso, ad esempio, algoritmi di intelligenza artificiale che hanno la possibilità di fare di catalogare questi dati e di proporre agli operatori sanitari i soli trend che sono, a loro percezione, peggioramento, oppure, per esempio, in ambito cardiologico, se c'è un trend di una persona che ha molte aritmie, vengono proposti al cardiologo solo quei trend che per lui sono di interesse. È poi l'operatore che prende delle decisioni sulla base delle informazioni, perché i dati tramite l'intelligenza artificiale e l'operatore sanitario sono state trasformate in informazioni rilevanti per il paziente o il cittadino. È ovvio che questo percorso parte dall'inizio, è proprio un percorso, come si dice. Io ho la capacità di inserire i miei dati e di farlo continuamente durante la mia quotidianità. Grazie, grazie Simone. E quindi, diciamo, questo contributo alla tecnologia con un ruolo importante dell'intelligenza artificiale fa pensare che sarà necessario un ruolo di formazione molto importante anche per gli attori del sistema sanitario, quindi. Ad oggi il nostro ruolo, è proprio il motivo anche per cui abbiamo acquisito 10 anni fa una clinica diagnostica, è quella di rendere questo impatto il minore possibile. Perché gli attori i protagonisti, anzi, secondo me, di questo percorso sono gli operatori che devono prendersi cura dei cittadini al domicilio. Quindi il fatto che loro possano applicare questi servizi con il minore impatto possibile sul loro lavoro è fondamentale. Noi stiamo cercando di farlo proprio per rendere questo impatto il più nullo possibile. Grazie, grazie Simone. Adesso volevo sentire il contributo di Paolo Fiorentino di Dacadu, e sempre sul tema appunto di quali sono le innovazioni che possono contribuire a un'esperienza migliore per noi utenti, e anche, diciamo, sul fronte dei costi. Prima ci ha parlato del loro modello innovativo, diciamo, quali possono essere gli impatti, diciamo, su una struttura complessiva dei costi della salute. Sì, grazie Paolo. Vabbè, ovviamente il titolo della tavola di oggi è Salute digitale, una rivoluzione annunciata. Quindi se bisogna dare una previsione verso quelli che potrebbero essere un futuro i modelli, no, innovativi, non si può non dire ovviamente che siano modelli digitali, perché qui in questo caso il digitale ci permette di adattarci molto più rapidamente all'evoluzione degli scenari e quindi proporre rapidamente nuove value proposition. In un certo qual senso ci aiuta anche a costruire dei modelli facilmente scalabili e quindi facilmente replicabili. I nuovi modelli innovativi che vediamo noi sono modelli detti così innovation ecosystem, dove appunto ovviamente l'argomento fondamentale in questo caso può essere il tema salute, e dove noi prevediamo appunto la nascita di nuovi ecosistemi dove non ci sarà più solo ed esclusivamente casomai l'assicurazione o l'operatore healthcare che avrà un rapporto con il cliente, diciamo, che conosce solamente una volta, cioè nel momento di sottoscrizione della polizza. Il cliente durante un periodo di tempo lungo n anni pagherà un premio se si ammala, e l'assicurazione casomai deve a quel punto pagare una prestazione, appunto c'è il rapporto di controprestazione. Sarà un mondo diverso, perché ci sarà sì l'assicurazione e l'operatore healthcare, seguito appunto da, in un certo qual senso, da InsurTech, Technology Platform,
diciamo, contingenti del momento, si costruirà un modello nel quale entreranno anche il concetto big data o IoT o wearable, che aiuteranno in un certo qual senso a fare un tracking dello stile di vita e dei dati degli utenti, connesso casomai a servizi di assistenza, ok, o semmai connesso a servizi che fanno un rapporto e un supporto dal punto di vista back-end. Questo permetterà la nascita di un ecosistema dove l'obiettivo dell'assicurazione dell'operatore healthcare sarà proprio quello di entrare nel ciclo di vita degli utenti, dei clienti, per fare il massimo affinché gli utenti e i clienti in un certo senso non si ammalino e migliorano appunto la propria prevenzione, la propria mortalità e la propria morbidità. E questo permetterà ovviamente un risparmio dal punto di vista economico, ok? E in un certo qual senso miglioreremo anche i concetti di prevenzione di cui parlavamo prima. Cioè l'assicurazione non sarà più soltanto un singolo spot puntuale che entrerà in contatto con il cliente nel momento appunto in cui il cliente si ammala e ha bisogno che gli venga, diciamo, pagata la prestazione. Grazie Paolo, quindi interessante anche la tua prospettiva e anche, diciamo, dalle tue parole il fatto che un modello come il vostro, molto innovativo, può essere declinato sia in ambito, diciamo, assicurativo, da player assicurativi piuttosto che da altri attori o da player assicurativi che vogliono giocare la carta, diciamo, dei servizi salute senza un contributo necessariamente di una polizza. Sempre su questo tema volevo chiedere appunto un passaggio con Stefano Moro di General Expert, sempre sul discorso dell'esperienza cliente e sempre anche sul tema del contenimento costi, che, diciamo, non dobbiamo dimenticarci sia a livello privato che a livello pubblico, il tema dei costi della salute resta sempre importante anche nel caso di finanziamenti come quelli che sembrerebbero essere in imminente arrivo nel nostro paese. Allora direi che, per rendere più chiaro forse la mia visione, noi ci troviamo in un momento in cui abbiamo di fronte, ci hanno regalato una bella scatola contenente un puzzle. E noi adesso dobbiamo montare questo puzzle per rendere il tutto, dare al tutto una visione organica e omogenea. Cioè dovremmo cercare di creare una forma di ecosistema nella quale, tra virgolette, pubblico e privato debbano andare a concorrere per realizzare effettivamente un sistema virtuoso che permetta da un lato di soddisfare quelle che sono le esigenze e le richieste del cittadino, paziente, malato o magari che abbia timore di essere malato, e quelle che sono l'efficacia del sistema in maniera tale da ridurre i costi e gli impatti economici di queste attività. Quindi la cosa forse sarebbe quella, partire proprio dalle cose basiche, quindi cercare di dare una forma efficace a quello che è detto normalmente il triage del danno, ovvero sia dare la possibilità al cittadino che ha necessità di andare a fare tramite questo teleconsulto una valutazione, una verifica del suo stato di salute prima che questo decida a sua sponte di recarsi presso le strutture e quindi intasando tutti quelli che sono i centri di ingresso e quindi pronto soccorso e le attività amministrative e la locazione nelle camere, vedere se c'è disponibilità, prenotare e quant'altro. E in questo ecosistema chiaramente deve fare la sua parte anche la compagnia di assicurazione, che poi dovrebbe subentrare nella fase in cui c'è effettivamente una situazione tale da permettere una prestazione che può essere svolta senza nessun aggravio economico per il cliente, perché magari la prestazione è già coperta e di conseguenza lui l'ha già pagata, deve soltanto andare a svolgerla, e dall'altro chiaramente cercare però di innovarsi e quindi di dare effettivamente un'accelerata ad un sistema che non può, ma questa è una mia considerazione, non può basarsi ancora su delle piattaforme che gestiscono prevalentemente non le necessità dei privati che hanno stipulato delle polizze, ma magari delle piattaforme che gestiscono polizze, tra virgolette, collettive, che sicuramente esistono, ma in nostro paese dovrebbe essere dato più spazio a quelle che sono le polizze individuali. Come? Probabilmente riducendo il costo e garantendo delle prestazioni che poi sono veramente di interesse quotidiano per gli assicurati e le persone che intendono avere una copertura adeguata
nella sua quotidianità fino a quando chiaramente andrà a concludere la sua fantastica esistenza terrena. Grazie Stefano anche per il tuo contributo sul nodo sempre delicato del settore assicurativo italiano, dove le polizze individuali sono sempre state, diciamo, con un potenziale elevato ma non ancora sviluppato. Ultimo tema che volevamo affrontare assieme oggi era quello relativamente ai dati. I dati sappiamo che sono sempre più importanti. In ogni settore i dati sono fondamentali, noi abbiamo servizi gratuitamente in base ai dati che mettiamo a disposizione. Il settore della salute vede i dati in maniera ancora più rilevante che altri settori, anche se non è stato ad oggi in grado di utilizzarli così bene, diciamo, per appunto, come accennavo prima, la loro frammentazione. Volevo avere una vostra opinione, diciamo, su come possiamo utilizzare i dati, qualche flash l'avete già, diciamo, fornito prima, e anche sul beneficio che ogni, diciamo, attore dal suo punto di vista può ottenerlo. Io come utente ho un certo tipo di beneficio, il familiare, il caregiver un altro, piuttosto che un player pubblico o un player privato può dare. Quindi avere una vostra opinione su come possiamo usare i dati oggi piuttosto che domani e quali possono essere le varie tipologie di vantaggi. Sempre con Simone Agazzi di Comarc. Grazie. Allora, diciamo che ho toccato prima leggermente la tematica, cerco di entrare un po' più nel profondo adesso. Diciamo che la parte dei dati ad oggi in Italia è un po' delicata, proprio perché è molto frammentata. Si parlava prima della differenza pubblico-privato. Ad oggi il pubblico, ovviamente i dati sono nel pubblico, nel privato può essere che i dati siano anche nel pubblico, ma può essere anche che i dati non lo siano. Questo crea una grande confusione. Quindi, per esempio, se io vado da un ente privato a fare una visita, a fare una diagnostica, non ho la certezza che poi vada a popolarmi il mio fascicolo sanitario elettronico. A differenza ancora se ci andiamo ad aggiungere un terzo stakeholder che è sempre privato, è la parte assicurativa. Quindi in che modo poter proseguire in questa direzione? Sicuramente avere un'armonia dei dati permette sicuramente di migliorare quella che è l'universalità delle prestazioni. Il fatto di avere la possibilità di andare ovunque e sapere che il mio fascicolo viene popolato mi permette quindi di essere più sereno del fatto che nel futuro, se qualcuno controlla il mio stato di salute sul fascicolo o con il medico di medicina generale, ha la possibilità di avere tutta la documentazione necessaria. Da un altro lato, il tema che hai presentato, cioè quello ad esempio dei benefici, degli outcome che possono esserci con soluzioni ad esempio di AI e di machine learning, faccio un esempio. Provate a pensare a quali benefici possono esserci se una persona fotografando una macchia sulla pelle ha la capacità di avere come feedback un'idea, un consulto, come per dire è una macchia che non è niente, oppure vai a farla vedere da un dermatologo. Dall'altro lato la possibilità, ad esempio, tramite chatbot con l'intelligenza artificiale, se io chiedo un consulto lui ha la capacità di andare a fare un pre-screening delle richieste fatte e poi far filtrare solo quelle che realmente hanno la necessità di essere analizzate in modo dettagliato. Ultimo punto, in ambito prettamente sanitario, per esempio la cardiologia, ad oggi nei nostri centri diagnostici sono in grado di analizzare un holter cardiologico, quindi di 6 mesi, in meno di 15 minuti. Già il fatto di averlo di 6 mesi prevede il fatto che sia un wearable, che sia la possibilità di indossarlo quotidianamente, senza problematiche, tutti i prodotti che noi abbiamo. Dall'altro lato il fatto che l'intelligenza artificiale è così efficiente che il cardiologo deve solo andare a rilevare eventuali anomalie e non andare a controllare tutto il tracciato. È ovvio che l'outcome si rileva in 2 punti. Da un primo, nell'esempio che ho fatto all'inizio, per il cittadino, perché ha la capacità di poter riprendere delle scelte se andare a far vedere una macchia o meno già da un preconsulto fatto dall'intelligenza artificiale. Dall'altro lato è l'operatore che ha la capacità di risparmiare molto tempo, e è un tempo comunque di molto valore quello del medico, soprattutto oggi i tempi del Covid, perché ha la capacità di analizzare solo ciò che c'è di anomalo rispetto a tutto l'esame, per esempio. Grazie Simone, molto interessante sicuramente. Adesso
Paolo Fiorentino da Cadù, hai raccontato fino adesso il vostro modello che ha un fondamento sui dati incredibile, quindi anche per voi è un elemento immagino di grandissima rilevanza. Quindi anche a te volevo chiedere, diciamo, quali sono, diciamo, l'utilizzo, un po' ce l'hai già accennati, e i benefici per i vari attori di questi dati usati in maniera innovativa. Beh, sì, ovviamente il concetto del trattamento dei dati è un concetto per noi fondamentale, ok? È come se fosse il motore della nostra piattaforma. La chiamiamo anche noi la something for something economy, perché alla fine ciò che avviene sulle nostre piattaforme è che i data owner, che il più delle volte siano sempre appunto gli utenti che sono il possessore dei dati, autorizzano ad un trattamento dei propri dati personali, e a quel punto il data controller di quei dati diventa il nostro cliente e Dacadoo rimane e svolge la parte di data processor. Perché parlo di something for something economy? Perché è fondamentale in un certo qual senso riuscire a ricompensare gli utenti per l'autorizzazione al trattamento dei propri dati, perché ovviamente quei dati possono essere dei dati, così come diceva un poco Simone, che aiutano la nostra tecnologia dei nostri clienti a fare una selezione, a fare quindi appunto delle categorie di rischio o a fare appunto prevenzione, come dicevamo prima. Quindi il concetto e il tema dei dati ovviamente è sempre un argomento, un tema molto particolare, molto attuale e anche in un certo qual senso ostico, se vediamo le diverse regolamentazioni che esistono a livello globale per tutto ciò che si riferisca a data privacy, data protection, data security, cyber security, le diverse regolamentazioni a livello europeo, GDPR, HIPAA compliance negli Stati Uniti. Quello che prevediamo noi, casomai con l'impatto Covid, è un poco, diciamo, che ci potrebbe essere un trade-off positivo dal punto di vista appunto della stretta del regolatore, perché gli utenti potrebbero iniziare a vedere, un po' come diceva Simone, un trade-off positivo rispetto ad una valuable protection che potrei ricevere qualora autorizzassi il mio trattamento dei dati rispetto appunto al trattamento dei dati stessi. Quindi potrebbero essere maggiormente in un certo qual senso incentivati, invogliati a dare i propri dati, se poi in cambio possono ricevere una valuable protection rispetto a quegli dati. E vedi, Paolo, nel settore, diciamo, della salute, vedi una diversa propensione dell'utente allo scambiare appunto il dato per ottenere un beneficio rispetto ad altri settori, ad altri servizi dai quali possiamo beneficiare? Sì, però c'è da dire che quando si parla di salute, ovviamente la regolamentazione è molto severa, non è possibile fare discriminazioni. E il più delle volte, quando parliamo anche di engagement e partecipazione sulle piattaforme, c'è da dire che bisogna essere molto chiari con gli utenti rispetto all'utilizzo che si farà di quegli stessi dati, ok? Perché c'è una certa, diciamo, diffidenza rispetto all'utilizzo di quei dati, e bisogna essere chiari e trasparenti con gli utenti che appunto l'utilizzo dei dati sarà fatto solo ed esclusivamente per migliorare la prevenzione, migliorare l'health score, migliorare mortalità, migliorare morbilità, quindi un qualcosa che in un certo qual senso può giovare poi gli utenti stessi per l'utilizzo appunto di quei dati. Chiarissimo, grazie. Grazie Paolo, Stefano Moro di General Expert. Qual è, diciamo, la vostra prospettiva sempre sui dati, diciamo, sia da un punto di vista delle tipologie di utilizzo, sia dei benefici per i vari attori che non sono sempre poi così scontati. Anche può essere interessante una tua prospettiva temporale, diciamo, cosa si può fare oggi e cosa si può fare domani dal punto di vista dei dati. Ma io mi ricollegherei a quello che hanno detto adesso Simone e Paolo, ovvero sia, prendo spunto da due loro osservazioni correttissime. Allora, il dato, mi ricordo tempo fa esistevano vari progetti, e tra questi esisteva quello di avere una specie di carta magnetica, chiamiamola così, un chip che ogni persona poteva portare con sé,
in maniera tale che nel caso fosse stato coinvolto in situazioni pericolose, quindi fosse stato coinvolto in un sinistro, avesse avuto determinate situazioni cliniche e drammatiche, le strutture che fossero intervenute avrebbero potuto attingere ai dati presenti in questa carta di credito, diciamo, presente nel suo portafoglio, in una tasca, avrebbe sempre dovuto portarla con sé e avrebbe potuto avere un chiaro quadro clinico sapendo cosa fare e cosa non fare, quindi non fare alcune cose perché magari aveva delle allergie, chiaramente poteva avere delle situazioni negative nel caso di somministrazione di determinati farmaci o meno. Anche qui però si tratta di avere questi dati che possano essere letti e decifrati indipendentemente da chi lo faccia, con una certa univocità e uniformità, altrimenti già il progetto decade. E qui cominciamo ad avere i primi problemi. Il secondo punto è il dato, come viene detto, io posso anche dare la disponibilità ad utilizzare i dati che fornisco se ne ho qualche cosa in cambio. Perfettamente, questo dovrebbe essere veramente la chiusura del cerchio perfetta. Il problema è che bisognerebbe essere certi che quando io do poi la disponibilità di questi dati, il ricevente sappia cosa farne di questi dati. Perché tante volte, come spesso accade, è una cosa abbastanza comune, negli anni passati, tante volte i dati erano incompleti o non venivano inseriti nella maniera corretta e di conseguenza già buona parte di questi non potevano fornire alcun elemento utile per sviluppi successivi, per statistiche, analisi, indagini, suggerimenti e proposizioni di alcun tipo. Quindi il concetto è sì, io posso dare questo dato, in cambio ne ottengo qualche cosa e chi gestisce i miei dati li utilizza nel migliore dei modi possibili. Ad esempio quale? Potrebbe chiaramente poter individuare già delle cose partendo dal grande per arrivare al piccolo, quali sono le aree in cui ci sono più persone con situazioni croniche, dove è più diffuso il diabete, dove ci sono delle situazioni cardiologiche di un certo tipo, dove si è diffuso per esempio il virus in una situazione, il Covid in una zona più ad ampia scala e quant'altro. E da qui chiaramente porre in essere sia delle attività di intervento, sia anche dei prodotti ad hoc e delle soluzioni tecnologiche ad hoc che possano chiaramente diventare utili per le persone che sono coinvolte in queste situazioni mediche di un certo tipo. Quindi anche qui si tratta di customizzare l'offerta per dare interesse ad un prodotto che altrimenti è troppo generico e di scarso interesse in un mercato italiano che vede l'assicurazione solamente legata all'auto. Grazie Stefano, direi grazie a tutti per gli interessanti contributi che ci hanno fatto vedere grandi opportunità molto concrete, grandi esperienze che state portando avanti, quindi sicuramente una prospettiva molto interessante per noi, per il paese, per tutti i comparti, sia quello privato che quello pubblico. Anch'io vorrei ringraziare appunto in primis Paolo Meciani, grazie per essere stato con noi, e i nostri panelists. Siamo stati in compagnia di Stefano Moro, Simone Agazzi e Paolo Fiorentino. Grazie mille e buon proseguimento di questa giornata. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.